Belle ragazzi, sono Beowulfers e sono tornate le mini anteprime. Oggi parleremo di Scrapnaut. Il titolo del giorno è un survival ad ambientazione steampunk caratterizzato da una tipica visuale top-down o a volo d'uccello. A seguito di un disastro aereo, dovremo mostrare tutte le nostre doti di sopravvivenza in un ambiente ostile dove l'aria stessa è pesantemente inquinata. Fortunatamente l'incontro con Rusty, un automa privo di gambe, cambierà il nostro destino mettendoci sui binari giusti. Sin dai primi momenti di gioco, Scrapnaut prenderà per mano la sua utenza, proponendo un tutorial semplice ed una lunga quest che ci consentirà di avere sempre un obiettivo da raggiungere. Una mappa ben disegnata e davvero precisa consentirà di non perdere mai la bussola, complice la segnalazione degli elementi più importanti e un indicatore che mostrerà sempre il prossimo step da raggiungere. Durante l'esplorazione ci potremo imbattere in miniere, avamposti pieni di nemici, materie prime ed anche in terreni liberi che risulteranno perfetti per la creazione di un campo base. A questo punto, il gioco suggerirà l'alternanza della fase esplorativa, utile per andare avanti con la quest e fare incetta di materie prime, ed una fase costruttiva che ci permetterà di accedere a materiali sempre più avanzati e ad espandere il campo base. Al momento della creazione di questa anteprima, Scrapnaut è ancora in accesso anticipato, è quindi precoce scendere nel dettaglio per quel che riguarda l'aspetto tecnico e i difetti attualmente presenti. Di certo la grafica top-down risulta essere tanto atipica quanto pratica, possiede stile, ma non esaltante a vedersi nel 2021 inoltrato. Anche il comparto sonoro convince solo a tratti, alternando momenti apprezzabili ad altri decisamente più banalotti. Ciò che non convince è un fight system superficiale e che richiede l'attivazione di un'apposita modalità per permetterci difesa ed offesa, ed anche l'intelligenza artificiale dei nemici lascia parecchio a desiderare. Molto meglio la fase costruttiva, con un accampamento che darà il giusto senso di progressione e che dovrà anche essere difeso dai raid randomici, sia con la costruzione di apposite torrette difensive, che ovviamente necessiteranno di alimentazione e del giusto posizionamento, sia con la nostra stessa discesa a difesa della nostra base. Piacevole l'avanzamento dei nostri punti crafting affidato a libri disseminati sulla mappa e che quindi andranno a stimolare la nostra voglia d'esplorazione, nonostante un inventario decisamente inadeguato alla mole di oggetti ritrovabili e che quindi ci costringerà troppo spesso a tornare sui nostri passi. Scrapnaut è un titolo ricco di potenziale e buone idee, parzialmente minato dal suo essere ben lungi dal pieno a pagamento. La sensazione provata è quella di una corrente alterna. A volte verremo rapiti in positivo da un aspetto come la generazione dell'energia per alimentare le strutture, per poi rimanere prontamente delusi da un altro elemento, come ad esempio l'inquinamento dell'ossigeno, che avrà reali conseguenze solo nelle fasi iniziali di gioco. Tuttavia, se gli sviluppatori della Spiffybit sapranno correggere il tiro nel corso del loro sviluppo, non fatica a credere che potremo stringere tra le mani un prodotto adatto agli amanti del genere e non solo. Non mi rimane altro da dire su questo gioco. Spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi nuovi contenuti. Grazie e alla prossima! Ciao!